c'è ancora qualcuno che deve venire, però ormai è anche tardi. Tanto all'inizio vi dico soltanto, presento diciamo così le persone e quindi do tempo, ecco, perché ci sono dei posti anche davanti, perché ci sono dei posti qui, a limite Patrizia, puoi mettere per terra la mia borsa, oppure dammela veramente qui. Quel posto però sì, tienilo per ora. Allora vi presento, buonasera a tutti, vi do solo una comunicazione che riguarda la conviviale del 12 dicembre. Quest'anno abbiamo pensato di fare cosa gradita, con invece insomma della conferenza, di fare un concerto. Avremo due persone veramente di spicco, due persone giovani tra l'altro di spicco. Allora il concerto sarà di una pianista, Maddalena Murari, e di un violinista che è il nipote della nostra socia Scimini. È un bravissimo ragazzo, è stato anche mio alunno e vedrete che sa suonare il violino divinamente. Poi avremo la cena dopo. Subito dopo, ecco, verso le 8, abbiamo la cena, la cena qui al circolo, e quindi potremo farci insomma gli auguri di Natale. Abbiamo anticipato per dare un po', perché per dare la possibilità anche a tutti di negli ultimi giorni di Natale di poter sbrigare insomma tutte le vostre insomma un po' incombenze. Però vi dico che personalmente mi fa molto piacere che possiate venire quella sera, perché è una maniera per essere uniti, per stare piacevolmente, anche conversare insomma insieme e non vederci così una volta ogni tanto. Ora vi presento oggi un argomento che ci tocca molto da vicini come cittadini. Voi sapete che la nostra associazione è molto sensibile a tutto ciò che riguarda il nostro senso civico, il nostro impegno anche civile, e quindi avevamo pensato nel direttivo di avevamo pensato ad un argomento che potesse da una parte esprimere le nostre riflessioni da cittadini di Padova, però nello stesso tempo anche un'accortezza maggiore all'ambiente e all'importanza che questa città ha sempre avuto per quanto riguarda la tematica ambientale, e anche la sensibilità che ha sempre avuto verso quelle che sono anche i temi che riguardano i cittadini, insomma, da vicino, anche quella che è la vita, diciamo così, anche quotidiana del cittadino. Ora, come relatori abbiamo pensato che le persone, insomma, un po' a parlarci anche dal punto di vista dell'ambiente circostante, dell'ambiente padovano, fossero due persone legate a questo impegno civile. E quindi due architetti, l'architetto Vittorio Spigai, vi dico anche alcune cose di lui, non è padovano di origine ma padovano di adozione, è come me. Allora, è laureato in ingegneria a Roma nel 1969, in architettura a Venezia nel 71, è autore di numerosi saggi e libri nel campo della progettazione urbana e della composizione architettonica. È stato professore di progettazione architettonica dal 71 al 2011 presso l'Orivacqua di Venezia, e considerando la pittura come sua arte letta, vi si dedica in silenzio ma con continuità dal 1966 ad oggi. Lasciato volontariamente l'insegnamento nel 2001,
11 opera oggi principalmente nel campo della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico, dell'architettura e della pittura. Ha scritto numerosi saggi e comunque su internet ormai si trova tutto. L'altro architetto è l'architetto Maurizio Marzola, libero professionista con esperienza in impiantistica sportiva, restauro edilizio architettonico di beni storici vincolati, il complesso di Villa Trevisan Saviola ad Avano Terme, il complesso di San Gaetano, il Palazzo Zuckerman, l'osservatorio astronomico. È conosciuto per la progettazione e la direzione di lavori di edilizia civile e brevetti industriali. È stato consulente per gli impianti sportivi della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, ha fatto parte di commissioni di lavori presso l'Ordine degli Architetti di Padova e rappresentante di categorie del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti SILP di Padova. Già componente della Commissione Lavori Pubblici della FOAB, di Commissione Edilizia Comunale, delegato provinciale, presidente previdenziale di categoria Finarcassa e presidente del Comitato Mura di Padova dal 2018. Infine, il dottor Ivo Rossi, Ivo Rossi è stato amministratore del Comune di Padova, quindi lo conoscete ancora di più, penso meglio. E sono state dal 2004 al 1995 al 98 consigliere provinciale di Padova, dal 2004 al 2009 assessore al comune con delega alla città metropolitana, alla mobilità e ai trasporti, al verde pubblico, parchi urbani, acque fluviali, comunicazioni e arredo urbano. Dal 2004 al 2007 presidente dell'Associazione Italiana Città Ciclabili. Dal 2009 al 2013 vice sindaco del Comune di Padova con deleghe alla mobilità e ai trasporti, all'urbanistica, alle politiche dell'innovazione, alla città metropolitana e al verde pubblico. Dal 10 giugno 2013 fino al 9 giugno 2014 sindaco reggente del Comune di Padova a seguito della decadenza di Flavio Zanonato, nominato ministro nel governo presieduto da Enrico Letta. Durante questo periodo ha mantenuto deleghe agli affari generali, bilancio, relazioni esterne, programmazione e controllo, protezione civile, politica della sicurezza, mobilità e città metropolitane. Nel corso degli anni ha avuto impegno politico della prima proposta di legge regionale per l'istituzione del Parco dei Colli Eugani, diventati poi area protetta dopo un lungo dibattito nel 1989. Nel corso del mandato in Consiglio regionale, nel 90 ha presentato la prima proposta di legge per finanziare la realizzazione di piste ciclabili per l'istituzione della città metropolitana di Padova per la fusione di diversi comuni e in particolare quella, la proposta che ha dato luogo al referendum per l'unificazione dei comuni di Avano e Montegrotte Terme, nonché la proposta per l'istituzione del parco del Delta del Po. È stato promotore di proposte di legge che ha introdotto l'attività del City Porto, della norma che finanzia i sistemi intelligenti di controllo e regolazione della mobilità, nonché di quella che ha introdotto il bed and breakfast nella legislazione regionale. Quindi praticamente nel 2000 ha promosso il referendum per la realizzazione della prima linea tranviaria di Padova. Ecco, referendum celebrato nel novembre 2000 a cui hanno partecipato 52.000 cittadini. Dopo insomma ci sono tante altre cose, però vi dico che durante i due mandati che ha avuto sono state realizzate le opere che hanno consentito la chiusura dell'anello delle tangenziali anello Boston, comprese le pretelle per Avano e per Servaziano. Ecco, è stato componente anche della commissione di studio sull'autonomia differenziata istituita nel 2019. Perché vi ho letto forse di più del curriculum del professor, del dottor Ivo Rossi, abbiamo pensato che fosse la persona più
adatta, forse perché adesso non ha implicazioni nella nuova amministrazione, non perché volevamo anche qualcheduno dell'amministrazione attuale, però anche qualcheduno che fosse magari più vicino, che conoscesse da tanti anni Padova e che conoscesse anche una maggiore possibilità, no, che ha la città anche per il futuro, perché questo argomento non vuole essere soltanto la spiegazione di ciò che è l'esistente, ma io ho pregato i relatori di parlare anche di quello che noi, badando all'esistente, possiamo auspicarci che avvenga nel futuro della città. Quindi è giusto che la nostra che noi in quanto cittadini, e non sempre siamo a conoscenza di tutti, quindi come diceva Mazzini che è fondamentale educare al senso civico, noi educhiamo i nostri, sia i nostri soci che tutta la cittadinanza e chiunque venga alle nostre conferenze a capire e conoscere meglio quella che sono, diciamo così, quella che principalmente è la nostra città e quindi la città in cui viviamo, il futuro quindi anche della nostra città, ma anche una conoscenza che possa rendersi utile anche nel contesto poi di tutta, insomma, la nazione e farne anche il raffronto con altre città. Quindi grazie e do la parola per primo a Vittorio Spigani. Bene. Beh, rimane qua. Scala, mi chiama. Sala, Aurora Sala. È importante che si parli di queste grandi ricchezze che sono nella nostra città. Io sono un foresto, ma sono ormai parlo da molti anni e comunque sto lavorando su questa città da quasi 30 anni. E quindi penso che ogni occasione sia importante per riuscire a far conoscere di più ricchezze come il sistema bastionato rinascimentale e la vita dei fiumi che vi sono intorno e di cercare in qualche maniera di fare in modo che la cittadinanza si impadronisca di questa consapevolezza, no, di questa grande ricchezza che è nella città. Quindi vi farò una carrellata un po' sul grande lavoro che è stato svolto in questi decenni, in particolare dal Comitato Mura, di cui abbiamo alcuni autorevoli protagonisti in sala, e poi anche da altre associazioni che gradualmente hanno cominciato a collaborare, in particolare negli ultimi 4-5 anni, cercando di mettere in atto un'informazione continua in rete e cercando di seguire puntualmente tutto quello che accade in città, in particolare rispetto appunto alla valorizzazione di questo patrimonio che è abbastanza inespresso ancora, no? Del parco, delle acque, del Mura che sta intorno alla città. Ecco, io cercherò soprattutto con immagini un po' di
a crescere anche nel pubblico qui presente con la consapevolezza di quanto importante e prezioso sia questo patrimonio e quanto ancora bisogna impegnarsi a lavorare perché sia reso più fruibile, più pubblico, più conosciuto, più ben tenuto, più sicuro e tutto quello che va a un parco territoriale di queste grandi dimensioni. Ecco, io svolgerò questa comunicazione in particolare riferimento alla città. Poi Maurizio Mazzola, che è il presidente del Comitato Mura, parlerà invece più del sistema delle acque. Ne parliamo separatamente, ma voi sapete benissimo che in effetti la bellezza e la ricchezza di questo patrimonio nasce proprio dal connubio tra queste due componenti e che sempre più ci stiamo rendendo conto che sarebbe sbagliato affrontarle separatamente, cioè affrontare per esempio il restauro e il recupero del sistema monumentale senza pensare al ruolo del verde in una città nell'epoca che stiamo attraversando e senza pensare che in effetti le mura sono nate con le acque e le acque sono nate per i canali artificiali e tutto il resto anche in conseguenza del disegno delle mura. Quindi le due cose bisogna per forza di cose tenere unite. Quindi Mazzola continuerà poi su questo seconda faccia è questa unica medaglia. Ecco, quest'anno sono circa 10 anni che sono ormai trascorsi dal 2014, in cui molti di voi lo ricorderanno, fu fatta dal Comitato Mura e dal Comune di Padova una bellissima mostra su tutto l'immenso materiale iconografico che esiste sulla cinta rinascimentale e sulla città. Ecco, in quell'occasione appunto vi fu anche un dibattito e a cui il Comitato Mura mi invitò. Io avevo appena pubblicato le ricerche che avevamo svolto all'UAV su Padova, sempre su consiglio e col supporto di Vittorio Dal Piazza e Adriano Verdi, che tennero all'UAV una bellissima conferenza iniziale, e avevamo cominciato anche all'UAV a lavorare da 2 o 3 anni su questo tema. Ecco, il caso di Padova come città mura e acque forse va visto anche in relazione a altre città europee. Adesso non sto a entrare in dettaglio, alcune le conoscete, per esempio Ferrara, Vienna ha una storia molto diversa ma comunque ha un sistema di mura confrontabile. Norimberga, che ha avuto la quasi completa demolizione, poi ha fatto un intervento di restauro subito come era dov'era nel dopoguerra. Ferrara ha avuto un intervento ancora diverso, ancora condotto dal professor Ballardini, con cui ho lavorato per anni, che era un restauro molto spinto anche con parti ben distinguibili di ricostruzione, e il parco funziona oggi direi abbastanza bene. Ecco, anche Venezia in effetti è una città murata, anche se non ha mura materialmente espresse almeno oggi, però la linea delle fondamenta in qualche maniera e poi l'acqua che la circonda è il suo sistema difensivo, come sappiamo. Ecco, a Padova la cinta murata, come sapete, è stata che fino all'Ottocento ci è pervenuta, lo vedete da queste diverse immagini,
ci è pervenuta col guasto, cioè con l'area di difensiva intorno completamente libera, e anche le mura sono state conservate perché hanno rappresentato per molti anni una barriera daziaria e quindi avendo una loro utilità sono rimaste pressoché intere. Caso unico in Europa e al mondo, almeno di mura di queste dimensioni. Ecco, quindi vi sono state appunto diverse modalità di ricostruire la memoria e l'utilità anche di questi di queste civiltà antiche, però in effetti vediamo che Padova è particolarmente un caso assolutamente particolare proprio per l'estensione delle mura, per cui Vienna ha mura lunghe 7 km, 5 km Norimberga, 9 km Ferrara. Il perimetro di Venezia, non l'avrei mai detto, ma in effetti è così, il perimetro della Venezia, diciamo, costruita fino al 500 sono gli 11 km se togliamo l'isola della Giudecca. Quindi, insomma, si tratta effettivamente di un'enorme estensione a cui consegue un enorme impegno, no? Per riuscire non solo a salvaguardarlo come testimonianza, come memoria, ma anche a far sì che riesca a sopravvivere rispetto alle ingiurie del tempo, all'abbandono e a tutto quello che, di cui parleremo adesso andando avanti. Ecco, a questi motivi si sta aggiungendo negli ultimi anni una consapevolezza sempre maggiore che l'operare del centro storico non può essere solo riferito, come si è fatto nei decenni precedenti, operazioni di recupero anche urbanistico di grande scala, rivolti a eliminare le periferie interne e a renderle più città, a in qualche maniera riportare popolazione residente, accrescere le funzionalità, eccetera, ma che vi è anche un fortissimo problema ambientale e nel caso di Padova anche un problema appunto di rendere il sistema strettamente connesso e coniugato delle acque accettabile rispetto a quelle che sono ormai gli standard attuali. Quindi il tema secondo me si è accresciuto di complessità, ma nello stesso tempo è anche probabilmente molto più di prospettiva e appagante rispetto a quella che poteva essere una semplice conservazione monumentale. A questo si aggiunge anche la possibilità appunto di forme di turismo che non sono più quelle tradizionali, quelle dell'Urs Picta, tanto per parlarci tra padovani, ma sono quelle di un turismo più svelto, più legato anche all'attività sportiva, connesso strettamente anche alle abitudini di salute dei cittadini e quindi a tutto il sistema ciclabile che può essere connesso a un primo circuito intorno a questa mura. Ecco, queste nuove valenze non erano presenti quando sono passati ormai 40 anni, avevamo proprio con l'università affrontato tutto il problema delle situazioni di degrado di Venezia Ovest. In quell'occasione quattro gruppi fecero un grosso sforzo per due anni, coinvolgendo almeno una trentina di ricercatori, per dare in qualche maniera un quadro di visione anche di quella che poteva essere quella parte molto degradata all'epoca della città di Venezia. Ecco, questa ricerca poi fu pubblicata, eccetera, rimase per anni, lo so per certo, sui tavoli dei vari assessori all'urbanistica che si succedettero a proseguire.
Ecco, vi cito questo episodio perché io credo che a Padova serva questo tipo di interazione tra università, associazionismo e operatori dei vari assessorati comunali. Ma questa è un'anticipazione e poi sarà un po' la conclusione del mio intervento. Ecco, sempre a ULAV abbiamo dal 2008 cominciato a occuparci di Padova, un po' nella stessa logica che avevamo seguito per Venezia, cioè cercare di configurare varie ricerche, delle aree, eccetera, per dare un'immagine, che poi mi ricordo sottoponemmo anche al lavoro assessore Rossi, per fare una mostra e per cercare in qualche maniera di spingere, no? Con quello che poteva essere un'opinione di un'università abbastanza competente in questo settore, per spingere verso quest'idea del parco. Ecco, quello studio poi fu immediatamente accompagnato negli anni successivi da un progetto fatto molto rapidamente ma con grande efficacia, in particolare con un lavoro di grande impegno di Adriano Verdi, da un piano che poi fu in qualche maniera fatto proprio dall'amministrazione, anche se poi non mai adottato ufficialmente, però servì per base poi per una serie di finanziamenti che riuscirono a far partire alcuni interventi strettamente però legati al restauro. Ecco, rispetto a quel lavoro poi sono partite anche una serie di aree che erano state individuate per progetto come degli ambiti di recupero, che poi sono le aree di cui abbiamo discusso e parlato, in cui c'è stato un dibattito effettivamente molto forte, penso faccia onore alla città, rispetto all'area del Giustinianeo. Prima c'era stata l'area del Foro Guario, poi c'è stato Boschetti, poi si è avuto il progetto dell'Università Fellesca Terma Chiave, ve le indico perché non tutti forse si orientano, e infine l'intervento sulla Prandina, di cui si sta ancora discutendo. Ecco, quindi diciamo che evidentemente tutte queste aree erano già predestinate a operazioni di recupero, però credo che comunque quel progetto abbia avuto la sua influenza. Ecco, nel 2014, appunto, alcuni di questi ambiti erano iniziati, sono quelli che vi ho già enumerato. La condizione delle mura, però, era, a parte quelli lotti in cui si era cominciato a fare dei restauri, era quella che vedete in queste immagini. Io le vedo molto scure qui, ma vedo che a schermo sono più recenti. Quindi è una situazione anche di rischio, no? Rispetto all'erosione da parte di vegetazione. Microfono. Microfono. Scusate. La presenza di recinzioni di ogni tipo e di chiusura, no? Di gran parte dei lotti che componevano il contorno delle mura, tutta una serie di problematiche che in parte hanno cominciato a essere risolte con gli interventi di restauro, di puro restauro che vi sono stati. Ecco, un problema che fin dall'inizio è nato è questa questione appunto della consapevolezza da parte dei padovani
che questi pezzi di mura che affiorano di qua e di là rispetto alla circonvallazione, eccetera, in effetti nessuno coglie nella loro interezza. In effetti oggi le mura, se fate un attimo attenzione facendo la circonvallazione, vedete che ci sono strade illuminate, le case all'interno delle mura illuminate, e le mura sono una fascia buia, quasi impenetrabile, quasi una presenza misteriosa e occulta nella città. Questa cosa evidentemente non è possibile. No? Il comune sta da molti anni, anzi direi quasi da quando abbiamo fatto questa prima figurazione per cercare di fare un po' capire cosa poteva essere, no, questo gioiello rinascimentale anche nel contesto della periferia del territorio. Adesso questa è una semplificazione semplice, però sta in qualche maniera facendo i primi interventi che però ancora non sono stati, credo, messi in funzione, almeno fino all'ultima settimana non lo erano. Speriamo che questa cosa vada avanti. Ecco, il piano del verde, che è uno strumento che è stato adottato nel 2022, ha confermato, direi quasi di sana pianta, un po' alcune relazioni che il Comitato Mura aveva redatto precedentemente, in qualche maniera dando grande risalto al sistema dei percorsi e dei riciclabili intorno alle mura e le valenze di questo parco. Ecco, la cosa in effetti sta andando avanti con grande inerzia e lentezza, con una difficoltà di coordinamento tra i diversi assessorati molto accentuata, nel senso che effettivamente si fanno cose rischiando anche in qualche caso di dover fare e rifare perché non c'è coordinamento. Ecco, questo probabilmente si potrebbe evitare. Però forse è in questo che potrebbe esservi la necessità che si formi una sorta di gruppo di esperti che in qualche maniera dia il là perché si innesti una nuova marcia per la realizzazione di questo lavoro. Ecco, questo è il piano verde che è stato aggiornato con le ultime cose. Come vedete, il potere, diciamo, strutturante proprio come infrastruttura verde di questo parco è quello che è il filo che unisce molti dei più importanti parchi della città. Quindi dal basso Isonzo, tutto il settore ovest, poi la parte nord fino al Parco Europa e poi tutto il settore da est a sud per tornare a Bassanone. Ecco, è evidente che una sommatoria di aree fornisce un servizio assai diverso che una serie di aree chiuse e recintate, ciascuna con i suoi orari, le sue abitudini, eccetera, eccetera. Quindi l'intenzione sarebbe soprattutto quella di cominciare a realizzare percorsi che, come quello che dal Bassanello arriva a Porta Saracinesca, che è aperto, libero, senza recinzioni, con un sentiero pedonale, una strada di circonvallazione, la circonvallazione interna e un percorso sopra le mura. Questo sarebbe l'obiettivo e credo che occorre un progetto per farlo. Ecco, nel contempo, mentre il parco in qualche maniera è questa sorta di lento scongelamento, diciamo, se non di congelamento totale, intorno al parco si sta scatenando una totale riempimento di tutte le aree libere. Sono sorti almeno 4 grandi supermercati più una serie di ristrutturazioni che hanno tradotto le villette
del 1900 a case con il doppio della, o quasi il doppio della volumetria, quindi vi è una forte incentivazione, diciamo, dell'interesse intorno a questo parco che non c'è. Ecco, si sono anche moltiplicati gli interventi sia sulle mura, grazie ai finanziamenti europei e della Cassa della Cariparo, che sono stati fatti in tempi rapidi, però esistono, e vedete, i cerchi azzurri sono quelli, in qualche maniera, azzurri e celeste chiaro, sono quelli degli interventi che sono stati realizzati in questo momento. La cosa però funziona, che ogni intervento si termina, si chiude e resta un episodio a se stesso. Quello che bisogna cercare di fare rapidamente, appunto, è di estendere questo modello. Esiste anche lungo via Sarpi una parte così, che è appunto lasciato senza recinzioni, senza, e con un sentiero che permetta poi la sorveglianza, l'illuminazione e tutto il resto. Ecco, adesso andrò rapidissimo perché penso... No. Quanto occorre? No, secondo me... Allora, scorro questa carrellata di cose che conoscete, che sono una ricognizione di tutto il settore ovest, del settore nord e poi del settore sud-est allo stato di oggi. Ecco, quindi adesso concludo appunto con questa, passando la parola a Mazzola, rispetto a questa valenza che, se il parco può essere realizzato intorno alle mura, in effetti questo parco ha queste diramazioni del territorio rispetto alla rete dei canali storica e preziosa, e con situazioni di paesaggio e di fruibilità già quasi totale, nel senso che tutti i comuni limitrofi bene o male hanno già attrezzato i ciclabili e le parti di percorsi lungo i canali di loro pertinenza, quindi dal Bacchiglione al Brenta e tutto il resto. Esiste nel piano intercomunale della viabilità una rete di ciclabili invidiabile, che è questa che vedete rappresentata qui, e in effetti vi sono le premesse perché il parco riesca a essere il punto di collegamento e di diramazione di percorsi ciclabili che dalla Treviso Stiglia, di cui Rossi è uno dei promotori storici, diciamo, poi si colleghi alla città e in una rete di turismo sostenibile ben diversa da quella che abbiamo oggi. Ecco, mi fermo qui, vi ringrazio molto e passo la parola a Maurizio. Grazie e buonasera, grazie all'associazione Manfiniana che ha voluto qui la mia presenza, assieme a quella di Vittorio e a quella di Ivo Rossi. E
tema è un tema complesso, come avete visto. Vittorio ha cercato in maniera così, diciamo, abbastanza anche sintetica di dare un quadro a quello che è nella sostanza l'idea che il Comitato Mura sta portando avanti da diverso tempo. Non è solo il Comitato Mura, come avete visto, ci sono stati anche lavori da parte dell'UIVO, dell'Università di Padova e anche di altre associazioni. Diciamo che comunque è un punto, quello del Parco delle Mura e delle Acque, che a noi come Comitato sta particolarmente a cuore e che però lentamente, bisogna riconoscere, sta cominciando in qualche maniera a prendere piede. Io partirei immediatamente con questa immagine, che è un'immagine storica, è la pianta di Vincenzo Dotto, presa da Vivo della Felicità di Padova di Angelo Puttenari, dove vedete essenzialmente le tre cerchie murarie, quindi la Padova comunale, la Padova dei Carraresi e dopo le due edizioni carraresi, questa è l'edizione est e questa è l'edizione sud. Quello che salta all'occhio è comunque la presenza dell'acqua, cioè le mura sono state edificate esattamente a ridosso della presenza dei fiumi e dei canali. Fiumi e dei canali che, a parte la modifica eseguita poi con i veneziani del tratto diverso del Bacchiglione in Padova e il tratto dell'uscita, sono rimasti praticamente gli stessi. Questa è una bellissima pianta del barone von Zach, generale dell'esercito austro-ungarico, che ci fa vedere esattamente qual era la situazione nel 1805 relativa ai canali. Questa è Bretella, il Bacchiglione, il canale di Battaglia. Ecco, questo è il Bacchiglione, questo è il Povero e dopo all'interno ci sono esattamente ancora tutti i canali, il canale Acquente, il canale di Naviglio Interno e il canale di San Massimo. Altra pianta che secondo me è significativa proprio per il valore che questi corsi d'acqua, che hanno rappresentato una fonte vitale e di vita, di sussistenza, ma anche di progresso della città di Padova, e lo vediamo benissimo colorato in azzurro, la presenza quindi del canale di Santa Sofia, il canale di San Massimo, questo è la Licorno, questo è il canale Acquente che va a finire nel Santa Chiara. Ecco, il Comitato però ha voluto dare un'idea ancora più chiara di questa trasformazione nel tempo e con il bianco vedete il perimetro delle mura comunali che, come diceva Vittorio, oggi rappresentano, e lo possiamo dire tranquillamente, un primato, perché è la città che ha l'estensione maggiore di mura rinascimentali, 11 km. Quello che vedete in fucsia è la cittadella comunale e in arancione invece è la cittadella, le mura carraresi con le due addizioni. Quello che qui è interessante vedere, scorgere, è quello che dicevo inizialmente, la presenza del Bacchiglione che inizialmente, fin prima della costruzione delle mura, entrava in città a Santa Croce, usciva grosso modo all'altezza del Torrione Ghirlanda e rientrava in città seguendo questo percorso. Questo è per far vedere come la costruzione delle mura, improntata essenzialmente sulla velocità di esecuzione e soprattutto sulla sicurezza e la protezione che una cinta fortificata e bastionata come quella che è stata poi progettata dava. E in questa situazione anche i fiumi sono stati portati fuori e questo lo vediamo perfettamente qui, il Povero è stato spostato, così come è stato rettificato il corso del Bacchiglione e portato all'altezza dell'attuale Verrata. Padova, città d'acque. Sappiamo che abbiamo una iconografia notevolissima, io ho raccolto alcune immagini, alcune fotografie, perché la vita sull'acqua Padova ha rappresentato un elemento fondamentale di sviluppo pure della città. Quindi qui vediamo un bellissimo disegno del canaletto che è presente.
National Gallery di New York, un'altra incisione meravigliosa nella quale io vi invito a vedere come fossero alte le mura rispetto a questa immagine qui, dove noi non riusciamo a vedere non solamente il terrapieno. In questa immagine qui si vede ancora il terrapieno, però vediamo che oggi le mura sono capitozzate più o meno a questa altezza qui, e questa era l'altezza originaria. Come il ponte che oggi è in muratura fosse prevalentemente in legno. E quello che fa specie è vedere la moltitudine di imbarcazioni presenti in questo luogo. Quindi questo dà l'idea del dinamismo, della vivacità che lungo le acque si viveva. Ecco, un'altra bellissima immagine di Marino Urbani del 1800, dove ancora viene rappresentata la presenza di imbarcazione. Il ponte, quello che oggi è in ricostruzione, che in parte è andato a finire ad Agrigento per il restauro, era un ponte in legno. Anche questa immagine dello Chevalier della prima metà del XIX secolo ci fa vedere la vita attiva che veniva, che si viveva insomma lungo il canale, e quello che sa che vedete anche ad occhio è la presenza di un ponte, questa volta in muratura. Ecco, è bella anche questa immagine di John Herschel, che altro non era che un famosissimo astronomo inglese, che si è dedicato anche a studi fotografici e che grazie all'ausilio della camera lucida è riuscito a riprendere. Questa è la Riviera Paleocapa. Un'altra immagine della specola, e qui è diciamo, significativo vedere la presenza delle lavandaie in un tratto di appendice oramai scomparso. Manca la Madonna dell'acqua lurida, mancano tutta la vegetazione che è presente oggi, ma questo ci dà l'idea anche della larghezza e dell'imponenza e della quantità di acqua che comunque entrava dentro a Padova. Ancora siamo qui sulla stazione saracinesca, con buona probabilità questa è la porta saracinesca, qui veniva gettata la catena che alzata o abbassata impediva il passaggio alle barche, e questo era il bastioncino della catena. Altre immagini diverse, quindi siamo nel canale delle Acquette o dell'Olmo, ai primi del Novecento, davanti all'Istituto di Messe, e qui invece siamo alla riviera Santomino, poi belle domande. Qui il ponte della punta è già stato abbattuto. Un'altra immagine molto significativa, perché questo qui che è il palazzo Collalto, oggi sappiamo essere l'ex Storione, e questa è la casa Romanin e Yacur. Quest'altra immagine è la stessa foto di prima, però se fate ben caso, qui c'è la prefettura, però questa parte qui è già stata demolita. Quindi è gli edifici addossati alla chiesa di San Lorenzo che era presente in quel punto. Importante insomma, significativo, ho trovato anche di inserire questa immagine alle Torricelle del canale di San Michele, canale San Michele che oltre al ponte delle Torricelle poi proseguiva per il naviglio moderno. Ma oltre alla Padova, città d'acque, che cosa si svolgeva su quest'acqua? Beh, insomma, innanzitutto la navigazione commerciale, i buzzi sul Pioio, che io ricordo, ero ragazzino, passavo da queste parti e mi ricordo ancora la presenza di queste barche. Non ho ricordo del trasporto fluviale di carbone in via Trieste, ma so che c'era, io avevo uno zio che lavorava qui a Ripiacciamenti e quindi mi raccontava le vicissitudini quotidiane. Ecco, per esempio il passaggio in pieno centro, qui siamo all'interno del naviglio interno, questo è l'ex Marcello Carrarese, quindi qui c'è oggi la via Cesare Battisti, e dove oggi c'è la strada, qui passavano le barche addirittura in doppia fila di buchi. Altre attività che venivano svolte però sull'acqua erano quelle legate allo sfago e allo sport, quindi qui siamo nel 1905-1910, è rappresentata la Rarinantes, quindi ancora con la cuspide piramidale,
prima della sua diciamo, demolizione. Queste sono, e anche su questo sarebbe da aprire un discorso infinito, le attività natatorie dove l'acqua del canale riportata all'interno formava questa piscina. E qui faccio un piccolo inciso anche sull'ultimo lavoro che l'amministrazione ha messo in campo sul recupero dell'ex scuola Madonna di Lourdes. E il Comitato Comune si è battuto estremamente perché ci fosse ancora un ritorno della presenza dell'acqua in questa zona, ma per motivi che non sto qui a raccontarvi, la questione è saltata. Abbiamo poi il messaggio delle imbarcazioni della canottieri e poi c'era di notevole importanza l'attività monitoria, quindi mulini con macine, mulini con fornoni, mulini con quartiere, insomma era una città veramente ricca di attività. Questo è il mulino del Cego alle porte contarine nel 1894. Questo mulino fu acquistato da Ilario Cego l'anno prima, nel 1993, demolito completamente, ricostruito secondo questa fattezza e poi rivenduto alla Società Centrale di Elettricità del Veneto Centrale nel 1902, perché secondo lui a causa della buttata, quindi dei riempimenti di acqua che veniva fatta il giovedì e la domenica, e lui era costretto a non produrre e a non macinare grano. E questo è stato il motivo per il quale poi ha ceduto la sua attività, attività che poi ha proseguito, il mulino si è trasformato fino al 1962, data di demolizione completa. E poi vedremo anche perché. I mulini al ponte mulino a fine dell'Ottocento, quindi mulini fissi e mulini mobili, quindi mulini in legno, questa è la torre di porta mulino, oppure i mulini grendene tra le Torricelle e Santa Chiara. Qui siamo sulla Santa Chiara, diciamo, quindi visto il retro, e qui è il davanti. Questa è una targa che ci dà indicazioni che l'edificio delle Torricelle, che è stato costruito nel 1217, nel 1826 è stato rinforzato nel muro frontale e nel 1868 diciamo, è stato diciamo, rimesso in piedi. Altro aspetto importante legato strettamente all'acqua e soprattutto alla natura dell'acqua che proveniva dal Bacchiglione, che sappiamo essere un fiume a regime assolutamente irregolare, qui sono citate tutta una serie di alluvioni, manca quella del 1907 perché me la sono dimenticata, comunque diciamo che da questa data a questa data sono quelle più disastrose. Questa è l'acqua al portello, quindi vedete che il livello raggiunge proprio l'intradosso dell'arco del ponte. La riviera Paleocopa nell'alluvione del 1905, quindi qui non si distingue strada, argine e canale. Ancora altre immagini di riviera Paleocopa e la barriera saracinesca, e quindi vedete che il problema dell'ingresso in città dal ponte del Passanello di tutta quest'acqua ha rappresentato un problema notevole che poi vedremo come si è cercato di risolverlo. Un'altra immagine della piena nel 1905 al ponte della Punta, tanto per capirci, questa oggi è l'attuale via Matteotti e questo è Largo Europa. Quindi questo era il ponte della Punta, questo era Palazzo Arnold, un bellissimo palazzo cinquecentesco. Ovviamente qui oggi c'è il complesso delle banche, poi qui un po' più a destra c'è la torre, io la chiamo la torre della mappa, insomma, quindi come, per dire come tutta quest'area è stata completamente rivista e trasformata. Bene, a seguito di tutte quelle inondazioni che abbiamo visto, nel 1935, anzi per la verità nel 1932, viene presentato a Vienna questo piano Fossombroni Paleocopa. L'amministrazione austriaca si trova costretta anche per la volontà dei cittadini a dover mettere mano a questo problema. Si incarica questo conte aretino, membro già dello Stato, diciamo, era un
consigliere dello Stato del Principato di Toscana, insomma, autore di tutte le bonifiche nella zona dell'Aretino, nella Val di Chiana, e un esperto. Lui non era ingegnere, ma era comunque molto esperto. Lui presenta a Vienna nel 1935 il suo progetto, viene approvato nel 1942, nel 1943, vedete che comunque la stazione temporale è molto molto elevata, nel 1943 il collaboratore, quindi Gianpiero Paleocca, presenta questa memoria idraulica sulla regolazione dei fiumi Brenta e Bertiglione. E tra l'altro ha questo grandissimo vantaggio, pregio, che lui in 10 anni riesce a dare una scansione temporale ai lavori, tale per cui l'amministrazione austriaca credo sia uno dei pochissimi lavori che ha fatto tirando fuori di tasca proprio il denaro. E il che non piacque molto, perché loro pensavano di poter realizzare tutto con fondi privati. La realtà invece l'accuratezza con la quale Paleocca ha messo in piedi questo progetto ha fatto sì che alle scadenze prestabilite l'amministrazione tirasse fuori i soldi. Quindi questi sono gli interventi principali: i due ponti di Salvolo di Volta d'Arozzo, il taglio del San Massimo per collegare Piove con Roncagliente, il canale scaricatore in prima versione, i tre ponti di sostegno al Bassanello e la briglia dei cavi. Questo è il progetto del canale scaricatore del Fossondrone. Praticamente lui riprende un vecchio progetto dell'ingegner Lornia, del veronese Lornia, che a metà del Settecento pensava, attraverso un disegno, quindi non ha fatto calcoli idraulici particolari, di collegare il Bacchiglione direttamente con il Roncagliente attraverso un canale di questa natura. Fossondrone riprende questo progetto e poi Paleocca lo mette in atto. Questa è una carta del Consorzio Prati Arcati del 1872, dove si vede ancora il collegamento, e queste sono alcune immagini. Questo è il ponte di Sapporo, quindi vedete la differenza tra il ponte di adesso e quello di allora, e il ponte di sostegno sullo scaricatore. Perché? Perché il Paleocca pensa di chiudere le acque del Bacchiglione al ponte del Bassanello. Quindi questi tre archi, che sono tre archi ancora esistenti, contenevano all'interno le barriere, quindi i gargami nei quali scorrevano queste barriere, che bloccavano praticamente l'acqua o regolavano il corso all'acqua. Operazione che poi piano Gasparini porta a volta a Barozzo. Un'altra operazione molto importante è stata quella della pescaia di San Massimo, quindi questo è il bastone Buovo, e quindi questo è stato fatto per portare sempre e tenere sempre in quota l'acqua all'interno della città, in maniera che la falda non andasse a crescere e quindi andasse a toccare la parte ipogea la chiesa degli Eremitani. Scusate, ma io ogni tanto ho queste quello che volevo dirvi è che invece a me ha fatto così un po' riflettere, ma diciamo, questa è la pianta di questo intervento che, come vedete, ha una parte sul terreno e una parte in acqua. Queste erano 7 partizioni, 2 a destra e 2 a sinistra contenevano le turbine mosse dal salto d'acqua di 2,5 metri, che producevano l'energia elettrica necessaria a portare l'acqua poi su a Ponte Molino, e questi invece erano per la regolazione diciamo, del livello delle acque. Questo è l'inserimento in mappa. Come vedete, qui manca completamente il ponte del Corso. Il ponte del Corso nasce nei primi anni del Novecento, quindi qui siamo nel 1889, quindi c'è ancora del tempo prima che tutta l'operazione della passeggiata e della capitolizzatura delle mura avesse inizio. Purtroppo però gli effetti dei bombardamenti della Prima Guerra Mondiale si fanno sentire, perché non è stata colpita dalle bombe, ma delle bombe cadute a destra e a manca della briglia hanno creato delle sottopressioni e delle fessurazioni tali, per cui e dai, la pressione dell'acqua più alta
da questa parte qua, quindi a monte, ha fatto sì che ha scalzato completamente via la parte fondazionale e questo è il risultato. Quindi queste sono le due liste e tutto è avvenuto il 29 ottobre del 19. A questo punto si è pensato di intervenire nuovamente. E come? Allora, in questo caso il progettista è l'ingegnere Gasparini, che si presenta con questa relazione, sistemazione delle vie d'acqua attiva alla città di Padova nell'interesse del regime idraulico, della navigazione interna e della utilizzazione. Innanzitutto l'allargamento in sponda destra del canale scaricatore, quindi il canale scaricatore che vediamo adesso è il risultato di questo progetto. L'inaugurazione del canale San Gregorio, cioè praticamente ha aperto il canale di San Gregorio. Lo spostamento del sostegno, quindi delle chiuse dal Bassanello a Volta Barozzo, la botte sifone Koffler che si trova a Terra Negra, dove il Roncagliette passa sotto al San Gregorio, la conca di navigazione a Volta Barozzo, l'allargamento ovviamente del ponte del Bassanello, la ricostruzione dei ponti di Salvoro e di Volta Barozzo, però per motivi che sono stati demoliti perché è stato allargato l'alveo, e il controsostegno a San Gregorio, quello che è chiamato porta a vento, che impedisce il rigurgito del Bacchiglione. E qui vediamo la pianta, progetto lavorato al Genio Civile di Padova nel 1920, quindi vediamo il canale di San Gregorio, qui c'è la botte Koffler, qui c'è il sostegno scaricatore, qui c'è il sostegno del regolatore con le chiuse e qui il ponte dei Cavai, il ponte del Bassanello e qui c'è il ponte che c'è il sostegno del canale di battaglia. Questa è un'altra piantina, dello stesso progetto, quindi è più chiaro, quindi con un esempio che si dice dove si trovano tutte le varie strutture. E questa qui è interessante perché vedete che nella cartina IGM del 35 rispetto a quella del 53 qui c'è il canale in costruzione e qui invece è già costruito. È interessante vedere come via Facciolati corresse esattamente dritta e questo tratteggiato è la strada che poi viene realizzata, che la vediamo realizzata esattamente nel 53 e sparisce completamente il tratto rettilineo. Vediamo un toponimo errato, ma comunque è simpatico perché è il ponte dei Greci, voi sapete che non esistono i Greci, ma è il ponte dei Graissi, e Graisso, in trasformazione letterale, si intende graticcio, quindi evidentemente anche qui c'era una specie di gradelle. Quello che anche qui mi ha fatto specie è vedere come nel 35 viene rappresentata l'area industriale della SNIA e le officine meccaniche della Stanga, nel 53 sia le officine meccaniche della Stanga che l'area della SNIA sono sparite e questo per ovvie questioni, diciamo, militari. Il ponte di Volta Barozzo, che abbiamo visto il ponte di Salvoro precedentemente in legno, il ponte di Volta Barozzo in muratura che viene smantellato nel primo dopoguerra. Questa è tutta la ritta di cariolanti assoldati per un pugno di riso sostanzialmente affinché lavorassero per arrivare a creare l'alveo del canale di San Gregorio. Qui siamo all'allargamento del ponte del Bassanello, quindi quella che vediamo qui è la varice, ecco, studiata appositamente per incanalare l'acqua del primo taglio, e da questa parte qui si sta lavorando per fare il ponte ad un'unica arcata. Quello che vediamo qui sopra è il sostegno che poi viene tolto, questo è il sostegno al ponte dei Cavai che verrà tolto pure questo, e questo invece è il casello daziario che qui è stato insediato ed è il retaggio, diciamo, dell'amministrazione austriaca del primo decennio dell'Ottocento. Gli interramenti, e questa è una cosa molto molto importante. Qui ho scritto 50-60, però questa prima diapositiva è di 70 anni prima, perché qui si parla dell'interramento del canale di Santa Sofia. Quindi questo è il canale Piovevo e continuava qui, arrivava poi all'ospedale, al ponte Pilocchioso e si metteva nel San Massimo. Nel 1874 la Veneta decide di costruirci una stazione. Quello che vediamo qui è il vecchio macello dello Iappelli.
curioso e interessante per noi è la passerella che collega la Porcilaia con l'ex Macello. Questo è il ponte ferroviario e quindi dalla stazione arrivava all'altra stazione. Quello che vedete mancante completamente è il ponte di Porcilia. Ecco, questa è l'immagine classica delle due magazzini di rimessaggio del materiale ferroviario presenti oggi in via Moriani. Ma veniamo invece agli interramenti, quelli che dicevo prima, più recenti. Si è partiti proprio dalle porte contadine, quindi vedete il mulino Arcego, che è stato l'ultimo ad essere demolito, qui l'acqua sparisce e qui si comincia a vedere la presenza, diciamo, di detriti e di materiale di risulta messo apposta per chiudere il canale. Questo è l'interramento del canale di San Massimo, quindi potete riconoscere la clinica ortopedica. Questo è il lato est del Giustinianeo e vedete la profondità di questo canale con questa quantità immensa di riporto di terra. In aviglio col ponte delle Beccherie, vista dal ponte di San Lorenzo. Ancora qui verso l'arso nord del ponte Artinate vedete la presenza di tutte queste ispezioni, perché poi alla fine qualcuno ancora oggi ci chiede: ma sotto c'è l'acqua? No, non c'è acqua, è stato utilizzato l'albero per incanalare la fognatura mista della città. E anche questo è significativo. Qui siamo, questa è la riviera Beldomandi, questo era il canale e questa è la stessa immagine. Vedete a che profondità è stato incanalato il servizio di tubazioni necessarie alla... Dopo aver fatto questa rapida carrellata, lo stato attuale della navigazione canalizia. Allora, diciamo che con un certo orgoglio diciamo che Padova è possibile visitarla anche dalla barca, e se non l'avete mai fatto io vi suggerisco di farlo perché è una visione meravigliosa. C'è però un piccolo però, che solamente questo tratto qui fino a 90 e poi diciamo proseguendo andando nella Viglio Brenta e il San Gregorio e lo Scaricatore è possibile frequentarlo con imbarcazioni grandi, perché poi qui ponte del Bassanello c'è il problema del ponte, che lo vediamo, del ponte dei Cavai, che nel tempo di tre arcate ne sono state chiuse tutte e tre, riaperta quella centrale, e questa è l'unica, quella che regola la portata di acqua del Barchiglione all'interno della città. Quindi è più che evidente che attraverso questa pertuso, perché è un pertuso, non possono che passare imbarcazioni di questa natura. E queste sono le attività delle remiere che si svolgono oggi sull'acqua. Quindi diciamo che in qualche maniera l'attività che si può svolgere oggi sull'acqua è essenzialmente di questa natura. Quindi gli Amici del Piovego, la Canottieri, la Rinantes, la Buga Zonca e un altro paio di remiere. Poi c'è la navigazione, le compagnie di navigazione, che come vi dicevo prima, non solo fanno il tratto del Piovero, ma addirittura questa e barche simili non possono passare sotto il ponte di Porta Portello. Pertanto la partenza che fanno è sempre dalla scalinata del Portello, proprio perché sono impedite a passare sotto. Questa imbarcazione qui invece, l'ho anche provata, ha la possibilità di passarsi. Però capite bene che il giro che vanno a fare è quello che vi ho fatto vedere prima, cioè il giro rettilineo che poi porta a una Viglio Brenta, oppure fino al Bassanello. Al Bassanello si ritorna indietro. Quali prospettive per questo parco delle mura e delle acque strettamente legato all'attività canalizia? La città di Padova fa parte di un sistema idrografico ampio e complesso, costituito da infrastrutture acque, e qui lo vedete perfettamente perché questo è il perimetro
centro murario, e questa è tutta la linea di fiumi che si passano e lambiscono. Tutti questi fiumi che convergono tutti sul parco delle mura e delle acque, che funziona sia da catalizzatore, che quindi attira attività, ma anche promuove attività. E ho voluto rappresentare con questa specie di petali di rosa la possibilità di creare su ognuno di questi petali un parco, quindi il parco delle mura che si estende nel territorio del Veneto centrale, con la possibilità di creare ulteriori parchi. A questo titolo dico che per quanto riguarda il canale di battaglia, non ce l'ho qui, potrebbe essere occasione per un prossimo incontro, ho sviluppato tutto un progetto di studio, di analisi e di progettazione affinché questo diventi il parco fluviale del canale di battaglia. Vi posso garantire che l'ho presentato e ho avuto, insomma, adesso qui non è per autoincensarmi, ma insomma, ho avuto anche gli elogi del soprintendente, il quale voleva che mi interessassi al piano piano regionale del turismo, poi la cosa comunque non si è completata. In merito a questo, il Parco delle Mura delle Acque mette in connessione per loro tutti i percorsi verdi e blu, quindi il percorso canalizio e tutti i percorsi naturalistici che sono presenti in ambito cittadino e che si propagano a raggiera nel territorio. Quello che vediamo qui è il logo, chiamiamolo il logo, è la rappresentazione schematica dei 7 livelli di funzione del parco che noi abbiamo individuato come turismo accoglienza, mobilità dolce, itinerari ciclabili, percorsi d'acqua, percorsi naturalistici, museo intermediario delle mura, oggi mura vive, eventi e attività di spettacolo, itinerari culturali, percorsi sotterranei e la linea alta di Padova. Ognuno di questi sono stati oggetto di una giornata di giugno del 2019 e vi posso garantire che sono venuti fuori dei contributi meravigliosi. Purtroppo, ecco, e qui ritorniamo ai ragionamenti che ha esposto prima Vittorio, c'è una certa discrasia di attività e di velocità da parte dell'amministrazione, ma anche di tutte le amministrazioni contemporanee. Ecco, sempre in merito a questa slide e a questa slide qui, nel 2018 abbiamo partecipato al Forum Art e abbiamo preso una menzione speciale proprio per il progetto che è stato portato avanti. Noi, il Comune di Padova, lo IWORD e l'Università di Padova. Quindi abbiamo fatto questa joint venture e abbiamo avuto questa menzione speciale. Perché faccio questo ragionamento? Perché pensiamo che la continuità dell'anello acqueo debba essere l'elemento primario per valorizzare la navigazione canalizia cittadina, sempre più diffusa. Questa immagine l'ho presa alla Water Marathon, gli apprestamenti della Water Marathon del 2023, dove ci fanno vedere come in presenza di questa briglia, di questo salto d'acqua, le barche devono scendere, attraccano qui, si fanno a piedi questo pezzo, montano su, canoa in spalla, a piedi e fino all'altra discesa. Ecco, noi riteniamo che questa cosa qui sia un po' un assurdo, tant'è che a ben pensare, e quindi rimangando un po' per di vecchie fotografie, una conchetta di queste dimensioni, questa per esempio è presente a Milano, sulla ex Marchesana, potrebbe consentire il passaggio, quindi potrebbe consentire, ecco, posizionata magari qui, adesso non compete a noi la collocazione esatta, però una struttura di questo genere può consentire il passaggio a barche anche di dimensioni maggiori rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Oppure, come nel caso di Noventa, questa conca di navigazione qui. Questa ovviamente è per categoria 1, insomma, quindi siamo già a un livello superiore, però diciamo che l'idea, il concetto è questo qui. E come si potrebbe intervenire? Beh, questa è una tipologia di briglia mobile, la Obermeier, che a comando, insomma, queste partite si alzano, qui si eleva il livello dell'acqua e da una parte o dall'altra si pianta la conca di navigazione e si dà continuità al percorso acqueo.
Questa è una spesa relativamente molto molto poco costosa, così come molto poco costoso potrebbe essere la presenza di una conga con le dimensioni che abbiamo visto precedentemente. Il tutto per che cosa? Per poter vedere le imbarcazioni e percorrere anche questo tratto di canale, che vi posso dire è bellissimo, perché questo è tutto un rivestimento in trachite, questo è il ponte via la riviera San Benedetto, ex ponte Galateo in precedenza, ecco, in perfetta condizione tra verde e acque, quindi qui siamo al ponte San Giovanni, quindi sarebbe bellissimo vedere le barche passare qui, ecco, al ponte del Corso, oppure il tronco maestro verso il ponte del Carmine, al ponte del Carmine con la sua passeggiata che già esiste. Questo in sostanza è una piccola proposta che abbiamo voluto portare avanti per far capire come, seppur nelle trasformazioni avvenute nel tempo, il sistema acqueo e canalizio di Padova potrebbe ancora essere molto molto utile per una serie di attività. E questo ne è l'esempio. E io con questo vi ringrazio e ho chiuso. Tanto grazie ad Aurora Sala per l'invito. Scala. Perdonami, ma questa figura qua non me la perdonerete più. Dicevo grazie per l'invito, perché la riflessione che è stata aperta con le illustrazioni fatte dall'architetto Spia e da Marzola ci consentono di fare una riflessione di come del rapporto tra la città, le sue mura e le sue acque e della sua evoluzione nel tempo. Mi piaceva l'immagine che ha mostrato prima Spigai della città chiusa dentro le mura fino sostanzialmente alla fine dell'Ottocento, con il guasto ancora ben presente, perché è diciamo, l'immagine iconica che restituisce cos'era quella città, il rapporto con anche diciamo, la parte esterna e allo stesso tempo definisce la sua identità, inscindibilmente legata anche al rapporto con le acque. Le acque che hanno avuto un ruolo importante anche nel corso del tempo nel determinare l'organizzazione della città attraverso le trasformazioni che ha raccontato poco fa Marzola. C'è un elemento che mi pare si possa sottolineare, come quella città che abbiamo visto fino all'Ottocento, sotto il peso della modernità, cambi completamente volto. Cioè, noi siamo dentro la storia. Siamo dentro i processi della storia e anche degli attori della politica che interpretavano il cambiamento. Noi possiamo giudicare poi a posteriori se hanno fatto bene o non hanno fatto male, però hanno modellato la città alla luce di quelle che avvertivano essere le trasformazioni figlie anche del sviluppo industriale. Le industrie che crescono lungo il Piovego o la ferrovia che nasceva alla fine della metà dell'Ottocento e che quindi hanno ridisegnato la città fino a farle perdere, questa è la cosa che possiamo sottolineare alla luce della riflessione che sono venuti sviluppando gli amici, fino a far perdere alla città il rapporto con le sue mura. Sono state sostanzialmente inserite all'interno di un contesto che le ha letteralmente fatte perdere di fisionomia. Erano diventate sostanzialmente irriconoscibili. Qua, e questa è la riflessione che ci porta poi a riflettere anche sul futuro,
E a un certo punto è cambiata la sensibilità. Cambiata la sensibilità, guardate, grazie ad alcuni protagonisti, vale anche per me, che ho appreso nel corso degli anni queste letture che oggi mi sono state sintetizzate, che hanno portato a rileggere la città in modo completamente diverso. Io le metto a cavallo degli anni, verso fine anni 70, primi anni 80 sostanzialmente. In precedenza siamo ancora dentro una trasformazione della città che ha fatto cambiare, ha fatto perdere la fisionomia. Pensiamo per esempio all'interramento del naviglio interno, che era funzionale a quella che veniva considerata la modernità per l'epoca, ovvero sia la motorizzazione, che era l'elemento che rendeva Padova una città, come dire, figlia del contemporaneo. Ricordo persino che l'opposizione all'epoca, lo trovate nei verbali del Consiglio Comunale, chi si opponeva all'interramento, diceva, penso una persona di assoluto valore per altri aspetti, è il senatore Busetto, che era all'epoca consigliere comunale, stiamo negli anni 50, metà degli anni 50, dice: perché non posso pensare a un intervento che si limiti alle porte, alle torricelle. Cioè immaginava di proseguire fino a quella che è diventata nel Novecento via Luca Belluti, per dire il clima culturale, cioè il pensiero dominante di quel periodo in cui la modernizzazione indotta dall'auto portava a cambiare i connotati della città. Siamo, dicevo, a cavallo degli anni 80, 70-80, che comincia ad affermarsi un pensiero diverso. Siamo dentro le storie anche del pensiero culturale e politico, che poi diventa politico e quindi anche amministrativo. Ho visto prima, non lo vedo adesso, Adriano Verdi, che fa percepire in modo diverso, assieme ad altri, la lettura della città. Penso alla prima pedonalizzazione. Era un'eresia, se pensiamo a quello che era accaduto soltanto 30 anni prima con l'intervento di combinamento del naviglio interno. E con il comitato Mura, vedo che tantissimi protagonisti non li cito perché dopo mi dimenticherei qualcuno che poi non si arrabbiano, ma non sarebbe corretto dimenticarli, cominciano un'opera di rilettura del valore delle mura, anche dal punto di vista identitario, come grande straordinario monumento che era stato abbandonato, aggredito. Le case costruite negli anni, ai primi sempre del Novecento, le case popolari, negli spazi interclusi, quelli che potevano essere recuperati, che comincia un'opera di sensibilizzazione culturale. Se quel lavoro, a cui arriva Vittorio Spigai a descrivercelo come obiettivo per i prossimi, nell'immediato, nei prossimi anni, se quel lavoro oggi è possibile è perché c'è stato questo lavoro, direi, ai fianchi delle diverse amministrazioni che si sono succedute. I primi recuperi delle mura, quindi, non si facevano sostanzialmente da quando? Da sempre. Mura che nel frattempo avevano avuto le brecce, pensiamo alla breccia di Santa Giustina, sono tutte cose novecentesche che erano in funzione delle strade che si andavano ad aprire appunto dentro quel nuovo modello che si andava affermando. Ebbene, nei primi interventi mi pare di poterli datare alla seconda metà degli anni Ottanta. Cominciano i primi interventi di recupero delle mura. Sono ancora interventi, come dire, parziali, che vanno a tamponare le situazioni più degradate, quelle che rischiavano di compromettere l'assetto complessivo. Teniamo presente che poi non esiste mai un processo tutto lineare per cui si va in una sola direzione tutti insieme. Pensate per esempio, siamo credo a metà degli anni, sempre quegli anni, fine anni 70-80, quando c'è anche un intervento del pretore dell'epoca Montini Trotti, che interviene di fronte a un intervento di abbattimento di una parte delle mura del 300 a fianco allo storione, perché
appunto, è una sensibilità che non è che d'amblè arriva per tutti, e non arriva solo per tutti, arriva per avanguardie, in questo caso meritevoli, come è stato, sono stati il Comitato Mura. E da quel momento è iniziata un'operazione lenta, disordinata, se vogliamo, perché è figlia del tempo, dei rapporti culturali e della maturazione, ecco, sì, della maturazione culturale e anche e soprattutto politica che poi si realizza. Anche nel corso dell'amministrazione di cui ho fatto parte, si è cercato di, come dire, governare questi sistemi, integrandoli, per esempio, le acque. L'assessorato alle acque fluviali, prima lo citava Aurora, e viene introdotta, introduciamo appunto nel 2004, per dire che forse non è stato tempo passati altri 20 anni, e perché ci avvertivamo come fossero cambiate le sensibilità, ma anche le domande da parte dei cittadini, cioè la domanda di uso degli spazi per il tempo libero. Prima negli anni 90, oserei dire, voi non trovavate persone che andavano a correre in giro per la città. È diventata una domanda che è cresciuta, e su questa base abbiamo immaginato appunto di attrezzare, di sistemare i tratti arginali, di integrarli realizzando piste ciclabili. Anche qua non sempre i processi sono lineari, perché gli argini sono manufatti, vengono considerati giustamente dal genio civile manufatti idraulici, e in quanto tale manufatti di difesa idraulica, quindi la titolarità di qualsiasi decisione, anche la loro eventuale alberatura in alcuni tratti, che ho strappato con una fatica enorme, perché una banale argomentazione: se non c'è manutenzione, gli alberi crescono in modo spontaneo e rischiano di creare più problemi al regime idraulico. Se li piantiamo in modi, come dire, con le specie adeguate, contemporaneamente con la manutenzione necessaria, probabilmente facciamo un servizio alla città e contemporaneamente rispettiamo il regime idraulico. Questo per dire appunto come c'è un processo di maturazione che via via ti mostra esigenze diverse. E oggi quello che si può dire è che si è andato radicando, cioè nel senso che è maturata un po' più in termini generali questa lettura della fruizione, quindi l'uso anche per il tempo libero, ma l'uso stesso a fini turistici. Prima l'architetto Marzola mostrava il percorso fino a Venezia e non solo, dei percorsi lungo il fiume, li hanno mostrati in barca, ma in bicicletta. Voi vedete turisti che partono da Abano, quindi adesso danno giustamente le biciclette perché è una componente di un turismo diverso, non tanto stanziale del bagno, ma che ha bisogno anche di muoversi, come è capitato un sacco di volte, di trovare turisti che vanno in bicicletta attraverso i nostri argini e arrivano direttamente a Venezia. Quindi sono aumentate anche le domande, diversificandole, che ti portano a pensare a un'integrazione di tutti i sistemi. Cioè, la cartina che ha presentato prima Spigai bene evidenziava, una delle ultime, se non vado errato, il rapporto con le diverse aree parco, alcune che siamo venuti realizzando, penso al Parco d'Europa. Anche qua è figlia di una trasformazione della città, laddove c'erano le fabbriche, la Senia in quel caso l'ha realizzato, e attraverso un processo che è stato complicato, lungo, che ha portato allo spostamento delle attività in altre parti della città ad esse deputate, ti ha consentito di recuperare questi spazi, di ridisegnarli, di creare nuovi parchi. Spezzo una lancia poi, no, che se la merita tutta, per l'amico Gigi Mariani, che non sempre è stato capito, perché se noi abbiamo oggi dei parchi rilevanti, il Parco Iris nella sua conformazione ampia, il Parco di Via Gozzano, il Parco del Basso Isonzo, lo dobbiamo a un'azione che è stata fatta nei primi anni del 2000,
che si chiamava strumento utilizzato la perequazione urbanistica, in quanto, te la dico con due battute, le amministrazioni che si sono succedute dal piano, perché non avevano i soldi, dal piano piccinato del 54 fino agli anni 2000, avevano sempre indicato i cosiddetti cunei verdi da salvaguardare. Rimanevano sulla carta, non succedeva nulla, non li acquisivi mai. A un certo punto la Corte Costituzionale, con una sua sentenza, dice che i comuni, era diventata prassi corrente quella, non potevano reiterare quello che era un vincolo per più di 3 volte, pena la decadenza del vincolo stesso. Se fosse decaduto il vincolo, noi saremmo tornati in una dimensione in cui si sarebbe potuto poi rivendicare e ricostruire, e la scelta fatta, e vi dico con grande fatica, la ricorderete, anche se poi è sembrata cosa da detti i lavori, è stata quella che ha visto il protagonista Luigi Mariani, che tutti immagino ricorderete, almeno con affetto, è stato anche preside della facoltà di ingegneria della nostra università, e si decise che venivano consentite un X di cubature marginali su quelle aree e il resto i privati le dovevano accedere. Questo è successo e questo ti ha consentito di recuperare appunto e di integrare quel sistema dei parchi. Ora te la faccio breve perché so che sono già le 8:10 e sono rispettoso delle esigenze di tutti voi, perché pazientemente avete ascoltato, e quindi non voglio portare via tempo, perché tanto credo siano state esemplari le due relazioni che hanno proprio mostrato la Padova, le acque e le mura nel tempo. Oggi il tema che si pone, che pone con forza, che io condivido, pongono entrambi, è quello come si riesce a mettere in moto un disegno che superi la frammentazione con cui si è andato precedenti, è andato procedendo anche all'epoca mia, perché c'è sempre è come se fossero competenze di cui si occupano singoli assessori, perché hanno anche altre competenze similari. In realtà l'idea che le mura e le acque vadano trattate dentro un criterio ordinato e sostanzialmente unico, in cui unisci edilizia monumentale e quindi la parte del recupero ed eventualmente della ricucitura, come ricordavi poco fa, e la parte delle acque e quindi e la parte del verde, considerando quindi le mura e le acque e il tessuto del verde relativo come un unico da leggere e interpretare unitariamente, e con questa idea poi che mi pare la cosa davvero interessante di leggere attraverso questi tre elementi l'uscita anche dalle mura stesse, no? Quindi per collegarsi con il resto dei percorsi che via via sono andati creandosi. Concludo soltanto su un punto. Le mura in fondo sono un elemento per noi identitario, e avrei di sicuro vi è capitato per le mani il sigillo della nostra città. Cosa raffigura? Non a caso, raffigura la cinta muraria, le torri interne, seppur in uno spazio ridottissimo, i ponti e quindi l'elemento che circoscriveva la città. E come lo definisce? Dice il Muson, quindi il fiume, i monti, che in realtà sono i colli, no? E il mare ci restituiscono confini certi, sia ai fini difensivi, no? Ma soprattutto ai fini identitari, quella che è appunto la nostra identità. Ecco, io credo che questo sia un lavoro che oggi avete aperto, io non me ne occupavo più ormai, mi confesso, a 10 anni, però la suggestione che avete offerto
di rileggere in chiave nuova e di costruire, quindi cambiando, oserei dire, anche le parole, perché non mi convince più la parola partner, perché capisco che ormai si è usurata, no? E viene letta e interpretata in un altro modo. Non ho le parole adeguate adesso per esprimere la stessa cosa. Però questa cosa di avviare un processo che sintetizzi, anche alla luce del nuovo turismo che si è generato anche, soprattutto nella nostra città, con il ciclo degli affreschi del 300, a me non piace chiamarlo Ruspicta, perché è una cosa che per la maggior parte dei cittadini credo abbia difficoltà a coglierla, sembrano degli sciogli lingua. Ma voglio dire, col processo che si è messo in moto, dà l'idea che la città può crescere anche su questo e costruire attorno a questo almeno una parte della sua identità e della visione di se stessa per il futuro, ben sapendo che questo è l'elemento, altro elemento fondamentale è quello legato alla crescita, e quindi qual è, su quali basi noi costruiamo l'idea di noi stessi, la comunichiamo e rafforziamo il nostro tessuto economico, ma questo ci porterebbe fuori. Grazie infinite. Grazie, qualche breve intervento è d'obbligo, quindi dobbiamo assolutamente, capisco l'orario, però erano le 6:15 e questo. Ecco, se possiamo, se qualcuno vuole intervenire, lo faccia subito, però brevemente. Sì, volevo fare una domanda breve. Sì, allora si trova, è stata registrata e si trova sul canale YouTube di Associazione Mazziniana Padova. Ecco, trovate tutto il lavoro che è stato, diciamo così, anche tutti i video precedenti, insomma. Grazie. Vuoi dire? Molto probabilmente mi sento in questo momento più presidente, che sono il ufficiale della fondazione, Caritaro, che non socio AMI, perché siamo di fronte a un progetto per la città rilevantissimo, e sono lieto di dire che la fondazione ha sempre visto con grande piacere questo progetto. Ma in cosa consiste esattamente il progetto? Su questo voglio attirare la vostra riflessione, perché se si trattasse solo di salvaguardare un monumento, adesso le mura sono abbastanza solide, hanno esistito per secoli, sarebbe presto mettere in sicurezza la parte che può franare, eccetera. Ma qui si tratta di un progetto più ambizioso, si tratta della fruizione, di riantropiarsi delle mura come componente della nostra vita quotidiana. Allora qui c'è un problema molto più rilevante, perché appunto bisogna farle vivere queste mura. C'è solo un aspetto fra i tanti che potrei illustrare, ma nel tempo esige di essere molto sintetici. C'è solo un punto che è essenziale, sia chiaro a tutti. Quando abbiamo esaminato il progetto, io ricordo di aver detto, questi sono progetti, parlo adesso della fruizione, cioè immaginando di aver fatto un intervento altro, no? E poi stava per farlo vivere. Questi progetti non possono vivere su una base essenzialmente professionale. Se dovessimo pagare gli accompagnatori, i custodi e quant'altro, non ce la faremo mai a sostenere il progetto. Ci vuole il volontariato che si accompagni proprio agli interventi istituzionali. Quello che voglio sottolineare è che in questo caso il volontariato c'è non soltanto nel benemerito e da applaudire con tutto il cuore il lavoro che hanno fatto per elaborare il progetto, ma anche in quello che ho visto all'opera attraverso l'accompagnamento dei visitatori e le parti che sono già state salvate e restituite al pubblico. Questo è un elemento essenziale. Queste cose vanno in funzione soltanto se la città fa propria la progettazione. Non si limita a aspettare che le istituzioni facciano, ma fa la sua parte. Noi abbiamo le premesse proprio nel nostro lavoro per dire confidiamo che ci sarà questa partecipazione di volontari e che quindi il progetto di fruizione possa, anche se molto ambizioso e costoso, essere realizzato. Volevo solo esprimere il mio compiacimento, sono venuto qua un po' di corsa, ma sono molto gratificato perché sono direttore di Galileo, perché anno stiamo facendo le battaglie più importanti,
e posso anche dire indipendentemente dalle posizioni politiche, ma solo per questioni culturali, pagando anche il relativo prezzo. Siamo pronti a farlo perché il segno va dato, perché i miei slogan sono: per andare avanti bisogna guardare indietro. Siamo perché eravamo e saremo perché siamo. E soprattutto chi non ama il proprio passato non ha futuro. Ecco, io credo che su questi tre slogan si possa articolare questo lavoro meritorio. Ho tanti amici qui che non vedevo tra l'altro da tanto tempo, sono felice di essere stato qui e sono anche più felice di poter dire che potremo ospitare su Galileo quanto e come vogliamo, perché lo faccio da 35 anni, democraticamente decido io cosa metterci dentro, perché poi alla fine se aspettassi i miei colleghi ingegneri sarebbe già morta da un bel po' di tempo. E finisco per dire che mi trovo a mio agio perché una quindicina d'anni fa, con la sovrintendenza della loro sovrintendente Monti, avevamo proprio studiato una piccola conca per superare quella barriera e poter proseguire nello sviluppo. Io ho imparato a nuotare alla Ragnate, sì, le prime gare di nuoto che ho fatto in una piscina ricavata nel fiume. E poi ce n'è un altro aspetto che voglio sottolineare. Noi a Padova valorizziamo poco le tesi di laurea. Io ho scritto in un editoriale di molti anni fa. Noi abbiamo praticamente classificato tutta la città. Io ho passato 44 anni con io, tra l'altro ho avuto il piacere di avere Vittorio Spigari nel mio dipartimento. Con lui abbiamo fatto anche uno studio sul parco dello sport, chiamiamolo così, mettendo a regime tutto il sistema, anche questo è importante. Io sono reduce, sono stato l'altro giorno ad Assisi, l'associazione del manager dello sportivi, perché il tema dello sport è diventato finalmente cruciale, tra l'altro se ne parla anche nella Costituzione. Ecco, non voglio perdere tempo ulteriormente, ringrazio tutti, non ho perso tempo, ho guadagnato molto, anche perché mi sento molto gratificato che a Padova ci siano ancora persone che hanno ancora la città e non semplicemente alcuni guasti, usiamo questo termine, però trasformandolo nel fatto che il guasto oggi è stato interpretato magari con qualche supermercato in più, di cui probabilmente potevamo anche fare il visto. Possiamo chiudere la serata, vi ringrazio i tre relatori veramente per la compiutezza insomma della loro relazione, poi penso che abbia stimolato il pubblico, c'è stato e anche ha riempito, no? Ecco la... e non è andato via tranne pochissime persone, e quindi ci vediamo il 12 alle 6 qui con il concerto di Natale dopo la cena di Natale. Grazie a tutti e buonasera.